Mirko Celestino alla vigilia del Mondiale Mountain Bike. Oggi ultime prove del percorso. Che tipo di tracciato è? Il tracciato è un tracciato molto esigente. Infatti oggi con Andrea siamo usciti nelle prime ore di questa mattina con le ragazze, subito dopo con gli uomini. E abbiamo dovuto dedicare tanto tempo nelle varie sezioni perché c'è veramente di tutto, dalle rocce a discese molto ripide, radici parecchie, quindi come dicevo ha bisogno di tanta attenzione ed è molto importante perché fai la differenza curva dopo curva. Abbiamo i ragazzi stanno bene, siamo arrivati qua già da 2 giorni, quindi anche il clima ci sta aiutando e bene, domani ci sarà il team relay dove schiereremo i 6 staffettisti, di cui ci sarà Luca Braidot che come avete saputo non ha partecipato appunto a Monaco ai campionati europei per dedicare tutta la sua attenzione e concentrazione in queste 2 prove, quindi team relay e domenica l'XCO. Ci sarà Luca Braidot, ci sarà Martina Berta, ci sarà la Giada Specia, la giovane Valentina Corvi, Avondetto Simone e infine abbiamo, comunque non è la sequenza, e poi abbiamo anche Marco Betteo. Ok, quali sono gli avversari da tenere d'occhio? Gli avversari da tenere d'occhio abbiamo sempre visto in questi anni, ce la siamo sempre giocata la staffetta con la Svizzera e la Francia, però un occhio di riguardo anche la Danimarca, ho visto che stanno lavorando bene in questi anni, stanno crescendo bene e infatti hanno dei buoni atleti e sarà una nazionale da tenere d'occhio. Un ultimo consiglio ai 2 ragazzi alla vigilia del Mondiale? Determinazione, concentrazione e soprattutto pensiamo in grande perché possiamo fare qualcosa di grande, soprattutto con la staffetta sono fiducioso. Poi sai, in qualsiasi sport, soprattutto nel nostro che è molto tecnico, ci vuole anche quel pizzico di fortuna, però ce la metteremo tutta per portare a casa qualcosa di grande, anche perché in questi anni come CT sono riuscito a togliermi grosse soddisfazioni, ma mi manca il mondiale, quindi forza ragazzi. Grazie. Prego.